uno sfregio e un vero e proprio attacco in direzione della bellezza dei nostri luoghi unici. Questo quanto denunciato dal nucleo ambientale della Polizia Locale di Taranto, che nelle scorse ore ha rinvenuto un grosso cumulo di rifiuti speciali, nello specifico ritagli di pellame di probabile origine artigianale, a ridosso della Circumar Piccolo, nei pressi del convento dei Battendieri. L'assessore alle società partecipate, Paolo Castronovi, si è recato sul posto con una pattuglia del nucleo ambientale impegnata ad effettuare i rilievi necessari e risalire all'autore dell'abbandono abusivo. Non consentiremo che questo scempio rimanga impunito, ha commentato Castronovi. Grazie alla grande professionalità della polizia locale sono stati raccolti elementi utili per individuare e sanzionare il responsabile. Confidiamo nell'attività che sta svolgendo la polizia locale, il nucleo di polizia ambientale della polizia locale, con quelle tracce, piccole tracce che sono state rilevate all'interno dei cumuli, probabilmente riusciremo a trovare l'autore di questo gesto, che è deprecabile intanto per la quantità e poi anche per il punto dove è stato fatto, un'oasi naturale che viene depauperata appunto con questo getto di rifiuti. Tra l'altro sono rifiuti speciali, per cui adesso dovremo anche, una volta finite le azioni della polizia locale, dovremo provvedere anche a smaltirli. Ma io ritengo di sì. Ovviamente la traccia si fa riferimento a un'azienda del nord barese di Altamura. Vediamo adesso con le indagini dove si andrà a parare. Secondo me non è un fatto, non è possibile che vengano da quella parte a scaricare i rifiuti nella nostra zona. Probabilmente qualche subfornitore locale avrà deciso di smaltire in questo modo quella mole di rifiuti.